i tre migliori tempi che verranno ripescati. Attenzione in questa serie, dunque, Kim Collis in quarta corsia, Richard Thompson in seconda e Trell Kimmons in prima. Trell Kimmons, dopo il caso di doping che ha coinvolto Mike Rogers, gli americani hanno richiamato proprio Trell Kimmons, il 26enne, quarto dei trials statunitensi, campionati americani vinti da Walter Dix davanti al redivivo Gatlin, che anche lui vedremo in questi mondiali. Kimmons in prima, Richards, Thompson in sé, e c'è una partenza falsa, attenzione, attenzione, partenza falsa. Abbiamo assistito al dramma sportivo di Kristin Urogu nei 400 femminili. E intanto la collega Ella De Ossola, che è in collegamento a sua volta telefonico con Molinaro della Gazzetta dello Sport, pensate come possiamo fare per avere il risultato di Irene Pusterla, ci comunica che il primo salto di Irene è stato di 6,34 m, quindi siamo un po' lontani dai 6,75 m, ma forza Irene, ce la devi fare assolutamente, ha ancora a disposizione due salti. Andiamo a vedere chi dovrà abbandonare questa prima serie. È proprio in corsia 5 Adrian Griffith dalle Bahamas, lui che aveva un personale 10-19, deve abbandonare, lo sapete, la nuova regola prevede un'eliminazione diretta, come per Kristin Urogu. Adrian Griffith deve abbandonare proprio nel momento più importante della sua stagione e anche forse della sua carriera, lui che non aveva partecipato agli ultimi campionati del mondo. Attenzione a Trell Kimmons in prima, Richard Thompson da Trinidad e Tobago in seconda e poi Kim Collins. Non si può anticipare la partenza. Kim Collins è uno specialista dei grandi eventi, corre in corsia numero 4, campione del mondo nel 2003. È sicuramente il più esperto e parte bene Collins, come parte bene Kimmons in prima corsia. Kimmons, Thompson e Collins. Collins va a vincere questa serie, grandissimo Collins, 10-13, un ottimo tempo. Thompson è partito davvero male, comunque assicura il suo posto in semifinale sia Richard Thompson sia Kimmons, come pure il grande Kim Collins. Tempo mediocre, ma comunque basta per andare in semifinale. Vedete, da St. Kitts and Nevis, il caraibico conquista l'ennesima semifinale. Vedete, parte malissimo Richard Thompson in seconda corsia. Parte bene invece Collins nella fase lanciata, stacca anche Kimmons per il secondo posto, poi Thompson lascia il piede dall'acceleratore, si rialza praticamente perché ha già conquistato il ticket per la semifinale di domani. Ci sono 7 serie, la sesta è di Usain Bolt e la settima, con curiosità, andremo a seguirla perché c'è Reto Schenkel, l'elvetico. Vedete Collins davanti a Kimmons e Thompson, 10-50 per il quarto.